questo è quello che idealmente vogliono i psicologi, ma l'esperienza lavorativa mi ha portato a pensare che a volte la lavorazione avviene in tempi che sono indecifrabili, che sono interni alla persona, che non è neanche detto che siano comunicabili. In ogni caso la dimensione del tempo deve essere presente, proprio come, come paradigma mentale per affrontare aiutare le persone che si separano. La terza dimensione di cui volevo parlarvi ha a che fare con la relazione. La collega prima appunto ci diceva che di orientamento sistemico che apprezzo molto, io non solo di orientamento sistemico, ma ho lavorato a lungo con chi ha questo approccio. Mi fa pensare questo di fronte alle famiglie, cioè le famiglie e le coppie sono dei sistemi. Inizialmente sono semplici dal punto di vista relazionale, non sono semplici perché il dialogo e il rapporto è diretto, non ci sono dei non detti o quantomeno non troppi, alcuni ma non troppi. Essendo un sistema semplice, può essere aperto e può essere proprio di vantaggio e di crescita per entrambe le persone e quindi favorisce un buon stile di vita, una buona costruzione identitaria, promuove tutte quelle che sono le capacità e le risorse delle persone. Quando un sistema diventa complesso all'interno della famiglia è quando un collegamento non c'è più. E naturalmente non avviene solo quando ci si separa, avviene molto prima. Quando il collegamento si interrompe, e allora il dialogo si triangola, ora il dialogo diventa altro, si mette a comunica, si litiga sui pretesti. Non ha fatto questo, non ha detto quell'altro. Quando le persone iniziano a essere così infastidite dell'altro coniuge, a non sopportare quasi più nulla, si entra proprio in una dimensione di relazione complessa. Voi che vi occupate di questa fase, vi occupate sempre di sistemi familiari che sono complessi, in cui l'aspetto emotivo è sicuramente presente, ma anche l'aspetto razionale. In questi ultimi anni mi sono trovata spesso con dei genitori molto coinvolti emotivamente nelle relazioni familiari. E questo dal mio punto di vista è un problema. Naturalmente questo è un dato di fatto. Le famiglie e le persone all'interno delle famiglie sono in continua relazione, emotiva e affettiva. È un continuo sentire cosa prova l'altro, cosa succede all'altro. Ecco, questo è qualcosa che dal mio punto di vista, soprattutto quando ci sono le famiglie complesse, blocca il dialogo, perché molto difficilmente quando c'è un coinvolgimento, una partecipazione troppo calda, troppo partecipe, si riesce a fare una riflessione che sia di tipo razionale e che sia un pochino più prospettico, un pochino più di alto respiro. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando siamo in una dimensione di relazione stretta e le persone si separano, è estremamente difficile sia per i genitori ma anche per i figli trovare le parole, trovare il senso da un punto di vista proprio squisitamente razionale di poter dire che cosa sta succedendo e soprattutto che cosa succederà in futuro. Siamo in una fase in cui i genitori e i figli provano molto spesso, troppo spesso, dal mio punto di vista, lo stesso tipo di emozioni. È come una melassa emotiva, siamo dentro un contagio, in cui se da un lato godiamo di queste relazioni e abbiamo il piacere di stare a contatto con l'altro, dall'altro lato siamo costantemente e molto spesso con il cuore in mano. La possibilità di poter aiutare le persone a renderle consapevoli del fatto che non tutto deve essere all'interno di una dimensione emotiva,
con gli altri, e questo li ha proprio educati a essere sempre dentro la condizione